Riccardo, ecco. Ti disturbo sempre al tuo lavoro. Allora, ieri sera è successo di tutto. Ma lascia stare, guarda, da non credere, quindi ti spiego proprio in poche parole, il tempo non è stato d'aiuto, non c'è stato questa bomba d'acqua, però c'era tanto vento e un po' di pioggerellina che comunque rendevano difficoltoso tutto il lavoro, quindi abbiamo preferito saltare e rimandare. In più, guarda, siamo andati, e mi dispiace proprio un sacco perché il posto era stupendo, siamo andati in una zona qui di Vasto, Punta Penna, che è una riserva naturale vicino al Punta Derci, poi su Google andate a cercare, insomma, se vi interessa. È interessante perché sul lato est della costa adriatica dell'Italia, lì è un punto, anche sul Gargano, comunque ce ne sono vari, dove comunque si vede il sole che tramonta nell'acqua. Quindi era bello poterlo farlo vedere. Ahimè, è saltato tutto, poi la zona non era anche coperta benissimo a livello telefonico, quindi non riuscivo totalmente a collegarmi fin quando non sono uscito da quella zona. Era molto nuvoloso, quindi non ci ha aiutato. Certo. Stamattina poi ho provato a fare un altro sopralluogo per vedere, ho provato a chiamarti e non ce l'ho fatta, quindi comunque pazienza. È tutto rimandato, lo faremo spero domani, venerdì, il tempo ci sta aiutando, c'è una bellissima giornata, quindi mi auguro che possa andare tutto bene. Mi dispiace per non essere stato presente durante la diretta, però ahimè questi sono gli inconvenienti e gli intoppi delle dirette live, ed è bello anche così. Bello della diretta, mi suggeriscono i colleghi. Esatto, ma la cosa carina che è stato, dato che parliamo del gatto senza peli, sicuramente non sono stato ben preciso la realizzazione. Un piccolo appunto, il gatto, il disegno, lo Sphinx è stato realizzato dal nostro collega Federico Cipollone. Però l'ho preso molto a cuore proprio perché era identico al mio vecchio gatto. Il mio che io conoscevo. Tu hai conosciuto, sì, esatto. Fantastico, era bellissimo. La prima volta che l'ho accarezzato mi ha fatto un po' effetto. Però poi, man mano che conosci quella tipologia di gatto, è fantastico, nel senso proprio è la pelle quasi umana. Allora, ti dico per mia esperienza, che comunque io adoro gli animali, i gatti, i cani, i gatti in particolare. Un gatto normale con il pelo e tutto il resto ci siamo abituati. Un gatto Sphinx senza pelo, come gatto, allora, a parte il fatto che comunque quando quando ci siamo incontrati e ci siamo conosciuti stavamo a Tenerife, quindi comunque con 26 gradi di media quel gatto senza peli stava alla grande, però un gatto senza peli soffre molto il freddo, quindi che significa? Che questo Sphinx, il mio carissimo Neon che a me non c'è più, aveva bisogno costantemente del contatto fisico anche per il calore, quindi era un gatto affettuosissimo e fantastico. Poi accarezzare un gatto a pelle è tutta un'altra emozione. Io vorrei sfruttare questa diretta per spiegare ieri il flop, sì, che per un insieme di circostanze Può capitare. No, vorrei lanciare, se qualcuno ha quella tipologia di gatto, e di postarlo sotto questo diretta che stiamo facendo, magari. Io nella rete ho trovato un bel primo piano sull'altro post che di ieri sera, e ho trovato un bellissimo esemplare di primo piano, come un essere umano. Non c'è bisogno, sai perché? Perché io sto pescando e ritroverò le foto che abbiamo fatto una decina d'anni fa, quando abbiamo utilizzato Neon come modello per le tue collane vulcaniche. Non so se ti ricordi. Sì, Gatto con la collana. Allora, lo racconto.
abbiamo fatto una ricerca, dato che a Tenerife c'è un'energia fantastica. Verissimo. E abbiamo fatto una collana con la lava del vulcano, e l'abbiamo calibrata con dei personaggi dell'epoca molto spirituali. Bellissima, me lo ricordo comunque. Era indossando questa collana, scaricava tutta la negatività della persona. E che ne sai? O la scaricava o l'accumulava. Vabbè, ma questo ci faremo una puntata sull'energia personale o dell'ambiente. Ricordiamo comunque agli spettatori che Tenerife è un punto dove molte energie planetarie convogliano, quindi è particolare come isola. Certo. Per mia personale esperienza è un tipo di territorio che a livello magnetico interagisce molto con il tuo corpo, e anche a livello onirico. Io di notte sognavo tantissimo quando vivevo a Tenerife. Però c'è appunto, crea appunto una connessione uomo-isola. Secondo me molto del tuo inconscio può essere rivelato appunto grazie al contatto con l'isola. A me ha aiutato tantissimo, spero l'abbia fatto molte altre persone, però ricordo anche questo, che spesso gli aiuti sono celati dietro i cambiamenti. I cambiamenti non sono mai facili da affrontare, ma sono sempre delle grandi cose che ti fanno crescere, ti fanno evolvere, ti fanno andare avanti. Quindi io consiglio sempre di cambiare e di sbagliare tanto, soprattutto. Più sbagli, più sali. Riccardo, è sempre un piacere parlare con te quando prendiamo questi argomenti spirituali. Non lo dire a me, caro. Ma è una parte di noi ancora un po' segreta e continueremo io e te a parlare di certi argomenti, anche potremmo farlo anche per mesi. Ma certo, benissimo. Senti, io ti lascio al tuo lavoro, so che stai producendo queste collezioni nuove, ci sono un sacco di novità che piano piano cercheremo di raccontare sulla rete, questo grande lavoro. Anche se c'è una bella novità, te lo dico adesso. Stamattina stavo caricando una nuova artista che è appena entrata nella scuderia. Non voglio dire troppo, però è un'artista bravissima, tarda, concentra tutte le sue opere sul mondo animale e ha anche una fortissima sensibilità. Quindi, bellissima. Non dico di più, poi va bene, la inviteremo per una diretta. Esatto. Ecco, perfetto. Va bene, io te lascio, andiamo tutti a lavorare adesso e noi ci sentiamo stasera, però d'accordo. Anzi, in questo momento devo andare a ritirare delle magliette perché sono pronto per la stampa, quindi perfetto. Bene, io ho qualche appuntamento di capelli. Ci sentiamo al più presto. Ciao Riccardo. Non vedo l'ora di farti vedere lo shooting, il tramonto e le bellezze di questo posto. Ci prepariamo. Ciao a tutti. Ciao. Grazie per averci ascoltato. Ciao.